Yesterday a child came out to wander, caught a dragonfly inside the jar. Fearful when the sky was full of thunder, and tearful at the falling of a star. Si entra nel vivo della settimana che celebra i 40 anni della legge Basaglia. Dopo la giornata inaugurale dedicata a istituzioni, confronti e intrattenimento, martedì si inizia con l'attualità. Come è stato affrontato e come ancora si può affrontare oggi il tema della salute mentale dal punto di vista dell'informazione? A parlare in mattinata, a Palazzo Tursi, i rappresentanti della categoria, i giornalisti, attraverso mezzi tradizionali e più innovativi. Credo che il problema di fondo dell'informazione sia quello del rispetto della dignità della persona. E da questo punto di vista credo che la stampa non solo è stata determinante, il mondo dell'informazione, i giornalisti italiani sono stati determinanti perché hanno accompagnato un processo di rinnovamento di cui anche testimonianza la legge cosiddetta Basaglia del 1978, ma hanno anche cambiato il loro atteggiamento culturale, il loro atteggiamento nei confronti di quelli che sono i diversi e che, considerati diversi, ma che diversi non sono, che la società nel suo insieme ha sempre cercato di emarginare e ghettizzare. Noi credo che abbiamo contribuito da questo punto di vista a negare l'istituzione, come diceva Franco Basaglia, il titolo di un suo famoso saggio. L'idea di partecipare a questi eventi deriva dal fatto che l'informazione negli anni 60 e 70 e successivamente in buona parte ha avuto un ruolo fondamentale nella costruzione del movimento di opinione, soprattutto di denuncia sulla situazione dei malati di mente e dei manicomi. La domanda di oggi è se non solo l'informazione sarebbe in grado di replicare quella esperienza nel momento in cui tutto viene dato per acquisito, ed è l'errore forse più grosso di fronte alla nascita di nuovi muri mentali e fisici rispetto a nuove emergenze o nuove diversità. Il titolo Tutti matti in cronaca, fatto con Giulia De Stefanis, ha proprio questo senso qua. Il video racconta quello che sono stati i manicomi in Liguria, e quello che sono oggi, spesso in balia dell'abbandono, ed è un auspicio che tutti quelli che devono vigilare su quelle strutture, su cosa sono diventate, sul futuro di quelle strutture e più in generale sul futuro della psichiatria lo facciano. E chi sono quelli che devono vigilare? Ovviamente gli operatori della sanità, la società civile e anche l'informazione. Quindi racconta qual è stato il ruolo in questi decenni dell'informazione in Liguria per raccontare prima, denunciare prima la situazione che c'era dentro i manicomi, poi i ritardi che ci sono stati nella chiusura dei manicomi, perché il processo di chiusura è durato 20 anni, la legge del 78, ma non è che nel 78 i manicomi sono stati chiusi, fino ad arrivare a che cos'è l'informazione oggi e quindi alla necessità di vigilare sui rischi, di raccontare comunque lo stigma di non essere in grado di raccontare in maniera seria e accurata i problemi della salute mentale. Quindi la sfida dell'informazione è continua e non bisogna mai abbassare la guardia. C'è stato un periodo in cui l'informazione era soprattutto un'informazione di denuncia e di testimonianza forte di quello che avveniva nei manicomi. C'è stato un lungo periodo subito prima dell'approvazione della legge Basaglia e nel lungo interregno che c'è stato dopo, tra la chiusura ufficiale dei manicomi e la chiusura reale delle strutture manicomiali, in cui i giornali sono stati chiamati a raccontare cosa succedeva, come venivano trattati i malati, quali erano le lentezze del processo di chiusura. È stato un momento storico epico forse per certi versi, comunque in cui il giornalista si è trovato, a volte senza capirlo neanche, però al centro della storia, testimone di fatti irripetibili. In quel momento, in quegli anni, l'emergenza, diciamo, la prima preoccupazione degli operatori del settore e dei familiari dei malati era quello di dare un futuro e un
un trattamento diverso ai malati, ma non si sapeva ancora come, perché i manicomi erano strutture in cui le persone erano rimaste chiuse spesso per decenni, erano ormai prive di radici familiari, andavano reinseriti in strutture nuove. E spesso erano persone che avevano malattie psichiatriche, magari non gravi, ma semplicemente erano persone che davano fastidio a livello sociale e che vivendo dentro un manicomio avevano peggiorato la loro condizione fino a rendere quasi impossibile un reinserimento. La nascita di piccoli centri sul territorio, di residenze sanitarie assistite, ha permesso di distribuire meglio e di seguire meglio il malato. Il problema è che adesso per l'informazione è più difficile seguire il fenomeno. È un fenomeno, direi, quasi carsico, quello della malattia psichiatrica, che l'informazione tratta quando si manifesta nelle sue forme più evidenti, quindi nei casi di cronaca nera soprattutto. Allora ci si accorge che esiste ancora un disagio psichico diffuso nella società e che inizia di nuovo con la crisi sociale ed economica, la diffusione di alcuni tipi di droghe, il disagio giovanile a diffondersi. Questi fenomeni devono essere seguiti forse con più attenzione, noi cerchiamo di farlo anche quando non c'è l'evidenza, non c'è il caso di cronaca che ti spinge a farlo. Ma deve essere uno stimolo, un'iniziativa come quella di oggi e di questi giorni, a seguirlo in modo più costante. Rivoluzionaria, pionieristica, innovativa. La legge Basaglia fece scalpore nel lontano 1978 e a distanza di 40 anni i nuovi operatori della salute mentale devono raccogliere e portarne avanti l'eredità. Da dove partire dunque e come guardare al futuro? A Palazzo Tursi si è parlato di formazione e nuove sfide, con le riflessioni dei giovani psichiatri e il confronto con gli esperti. Oggigiorno tutti i giovani che operano all'interno della salute mentale, dagli psichiatri alle altre figure professionali che operano appunto nel campo della salute mentale, non hanno mai vissuto la realtà manicomiale se non attraverso i racconti, spesso anche racconti terribili degli utenti che più anziani che hanno visto direttamente la realtà manicomiale, o anche attraverso il racconto dei colleghi più anziani che sono invece cresciuti all'interno della realtà manicomiale. Io credo che per tutti i giovani che appunto lavorano con pazienti sofferenti di una patologia psichiatrica sia importante il mantenimento della memoria di quello che sono stati i manicomi, la realtà manicomiale, di quello che è stata la legge Basaglia. Credo che questo sia il punto di partenza e poi bisogna naturalmente avere uno sguardo al futuro, perché sicuramente la legge Basaglia è stata una legge che ha radicalmente modificato la psichiatria, ma la psichiatria è comunque in continua evoluzione, in continuo cambiamento e ci pone sempre di fronte delle nuove problematiche. E abbiamo comunque anche delle nuove sfide che si stanno ponendo adesso, io penso anche all'immigrazione, vediamo nei nostri pronto soccorsi un continuo aumento del numero di persone che vengono dopo avere fatto lunghi viaggi, quindi avere anche subito dei grossi traumi che quindi iniziano a presentarsi alla psichiatria e ancora adesso forse siamo ancora un po' impreparati. Quindi credo che la questione immigrazione sia uno dei punti in cui la psichiatria dovrà appunto interrogarsi e comunque formarsi nei prossimi anni. Secondo me la formazione è qual è l'impatto del paziente psichiatrico sull'operatore. Non soltanto come usare una competenza, che naturalmente è necessario, ma come resistere al fatto che il contatto con la malattia mentale mette in discussione proprio i nostri assetti emotivi, fantasmatici, e quindi bisognerebbe fare una formazione che tenesse conto di una tutela e di un rinforzo della personalità e degli assetti interni dell'operatore. Psichiatra, neurologo, professore, riformatore. Franco Basaglia è stato tutto questo e molto di più. E proprio per capire meglio l'uomo dietro una legge che ha cambiato il modo di trattare la salute mentale, lo scrittore Oreste Pivetta gli ha dedicato un libro, di cui si è parlato alla Biblioteca Lercari, secondo incontro di un ciclo di approfondimenti in cui lo studio del passato diventa indispensabile strumento per capire il futuro.
Franco Basaglia fu una persona, direi prima di tutto, molto complessa, con svariati interessi, di formazione molto poliedrica, psichiatra certo, ma con grandi letture filosofiche anche, un intellettuale nel senso pieno del termine, ed era, dire, se lo giudico anche da un punto di vista politico, un grande riformatore. Era un grande riformatore che riuscì appunto a compiere una rivoluzione autentica, perché la chiusura dei manicomi in Italia rappresentò per l'Italia, ma non solo per l'Italia, per il mondo intero, un'autentica rivoluzione, la più grande riforma che sia mai stata realizzata in fondo in Italia. Se pensiamo che cos'erano i manicomi soltanto 10 anni prima dell'approvazione della legge di cui appunto si celebrano i 40 anni di vita. Venne approvata pochi giorni dopo la morte di Aldo Moro e pochi giorni prima dell'approvazione della legge sull'aborto. Fu una legge in questo senso anche storicamente significativa, perché chiudeva un ventennio di riforme. Poi sarebbero cominciati gli anni 80, gli anni 80 sono stati gli anni anche in cui a tante riforme si è messo mano, cancellando alcuni aspetti particolarmente significativi di alcune, anche nei confronti della 180, sono verificati vari tentativi di ridimensionarne il senso, no? Ecco, di riaprire in qualche modo manicomi o manicomietti, come si diceva allora, sto parlando dei tempi di Trieste, quindi degli anni 70. Io penso che lui sia uno dei pochi autentici intellettuali di questo paese. Il primo l'ho citato, Antonio Gramsci, poi lui sicuramente Don Milani, che appunto applicava la sua dottrina, la sua fede all'insegnamento e all'elevazione materiale, spirituale, intellettuale, culturale di tanti bambini che frequentavano la sua scuola. Ecco, Basaglia si è mosso nella stessa direzione, no? Cavando, ecco, proprio si potrebbe dire così, cavando da quelle prigioni, da quei lager che erano gli ospedali psichiatrici ricoverati, persone che magari erano state ristrette in quelle condizioni da decenni senza nessuna colpa, per malattie presunte o per malattie definite secondo una classificazione ottocentesca, ecco, senza che nessuna terapia venisse applicata, potesse essere applicata nei loro confronti. Al San Giovanni, cioè l'ospedale psichiatrico di Trieste, a un certo punto comparve una scritta che diceva la libertà è terapeutica. Ecco, Basaglia diceva: come si fa a curare una persona che viene stretta in un letto di contenzione? Ecco, Basaglia ha restituito la libertà. La seconda giornata della settimana dedicata alla legge 180, reificazione concreta del riconoscimento dei diritti dei più deboli, si conclude ancora una volta a Palazzo Ducale, una notte in cui riflettere sul passato e sul futuro e dare voce a chi spesso non ce l'ha. Matti, migranti, omosessuali, la domanda è: come agiscono oggi gli stigmi sociali? La parola agli esperti del Late Night Show. Il documento più importante ufficialmente è ricordato appunto dalle associazioni omosessuali e festeggiato ogni 17 maggio 1990, è quello della depatologizzazione dell'OMS, ma il vero documento più importante, quello che cancella anche le possibilità di terapie riparative per chi volesse o chi fosse obbligato dai genitori a cambiare orientamento sessuale, lo dobbiamo al marzo 2016, l'Organizzazione Mondiale degli Psichiatri. E in Italia? E in Italia no, niente. Solamente a gennaio di quest'anno la Società Italiana degli Psichiatri ha finalmente riconosciuto questi documenti, ma dobbiamo aspettare il Sistema Sanitario Nazionale, che è imballato ancora con una diagnosi efficacissima di omosessualità egodistonica, per cui tutti i nostri colleghi che gestiscono tra l'altro le associazioni contro i diritti degli omosessuali possono tranquillamente ancora dire che siamo malati di mente
e che ci devono curare, perché purtroppo in Italia ufficialmente è ancora così. Io vengo qua per raccontare la mia storia di conoscenza della situazione dei migranti. L'ho fatto non solo come lavoro all'interno di Arcigay, ma anche come volontario in altre situazioni, a cominciare dai bambini negli anni 80 e 90, per scoprire quali erano allora i migranti, forse erano un po' i primi, e vedere poi invece oggi come sta cambiando la situazione. E a me capita soprattutto in questo periodo di incontrare migranti LGBT, cioè persone omosessuali che chiedono lo stato di rifugiato lasciando il loro paese in cui si sentono in pericolo. Questa è una delle situazioni che incontriamo sempre più spesso e che sta impegnando sempre di più Arcigay. E un'altra cosa che ci è capitato di incontrare, che penso sarà interessante raccontare questa sera, anche un ragazzo rom gay che è venuto a chiedere aiuto alle nostre porte e con cui abbiamo dovuto fare un grosso e importante lavoro di ricostruzione dell'identità. I migranti che arrivano sono in buona salute, anche se durante il percorso hanno dovuto passarne di cotte e di crude. E qua magari cercano le strade dorate e trovano il razzismo. E questo crea molte complicazioni, perché sia che si venga da un paese in guerra, sia che si venga da un paese dove c'è la fame, naturalmente le persone non è che vanno via volentieri, né lo fanno per toglierci qualcosa, è che proprio lì non hanno più niente. E questo produce degli shock culturali terribili. Noi dobbiamo affrontarli, dobbiamo impararli in qualità di psichiatri, e non è facile. L'etnopsichiatria è nata come scienza colonialista, o la curiosità delle malattie strane che ci hanno in questi popoli che noi stiamo colonizzando. Oggi il percorso è diverso, stiamo imparando a capire che anche noi abbiamo delle malattie etniche, perché anche noi siamo un'etnia con delle caratteristiche diverse dal resto del mondo, per esempio disturbi della condotta alimentare. E poi stiamo imparando un'altra cosa, che le persone che migrano, anche gli italiani che sono migrati all'estero, fin dall'Ottocento ne abbiamo le prove, hanno delle sindromi particolari che non sono né legate al contesto di partenza né a quello di arrivo, ma proprio dalla difficoltà enorme di vivere nella grave condizione di oppressione, soprattutto quando c'è il razzismo, che produce gravissime condizioni di dissociazione anche del tempo, dell'idea del tempo. E quando ritornano? E non è così facile reintegrarsi. Immaginatevi quando invece che tornare da una vacanza o da un periodo di lavoro all'estero, ve ne tornate dopo un periodo di migrazione tanto difficile, con sulle spalle il fallimento di questa migrazione. Ecco, anche in quel caso c'è una serie di patologie psichiatriche gravi che queste persone devono affrontare e che noi medici nel mondo stiamo cercando di imparare. We can return, we can only look behind from where.